Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, grazie Sottosegretario. Credo che questa proposta di legge costituzionale sia un'ottima occasione, almeno per me è un'ottima occasione, sarebbe stata per parlare dello Statuto di Autonomia del Trentino Alto Adige Südtirol e dei valori eccezionali che in questo statuto sono contenuti, non solo concretamente ma anche in maniera simbolica. E parlo del valore dell'autogoverno, del principio di sussidiarietà che in questo statuto trova una sua massima concretizzazione, cioè il valore delle comunità omogenee che si autogovernano in maniera responsabile, che amministrano le loro risorse perché conoscono il territorio, perché sono vicini ai cittadini che devono governare. Si parla spesso in questo momento storico di una sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e io credo fermamente che per recuperare questa fiducia ci sia un'unica strada, quella del decentramento e quella della condivisione con decisione. Politica vicina al cittadino, con il cittadino. Decentramento e democrazia partecipata, diretta, come volete. Questi sono, secondo me, i due grandi principi che dovremmo recuperare a livello nazionale e non solo, per recuperare il senso di una democrazia che è a rischio, che è piena di crepe. E lo Statuto di Autonomia può essere, dovrebbe essere, un modello in questo senso. Nel contesto nazionale invece abbiamo una tendenza totalmente opposta, una tendenza centratrice, nella falsa idea che accentrando si risparmia perché si fanno economie di scala, quando invece si spende di più perché la complessità e la gestione, i controlli aumentano, quindi alla fine il conto economico è peggiore. La storia lo dimostra. Tuttavia queste linee non sono emerse nella discussione, me ne dispiace molto, perché questa proposta di legge invece riguarda solamente un aspetto estremamente importante, ma un aspetto dello Statuto di Autonomia, che è la tutela delle minoranze linguistiche, che ha un valore enorme, perché io penso che questa tutela sia un po' sottovalutata, lo dimostra anche l'Aula, non prendiamoci in giro. In realtà il governo che si occupa delle minoranze linguistiche, in generale tutte le minoranze, dimostra un atteggiamento estremamente sensibile, è un atteggiamento del buon governo, quello che ascolta, quello che vuole condividere, che vuole valorizzare quello della condecisione, non dell'imposizione, che è il buon governo. Ora, questa proposta di legge quindi partiva con, e parte, si presenta con tutti i buoni auspici possibili, però a una prima lettura immediata, quando l'abbiamo vista, ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava. E questo qualcosa era una tutela delle minoranze linguistiche, quindi un atteggiamento di tutela, di estensione della tutela della minoranza linguistica ladina solamente in un ambito territoriale ristretto. Cioè non si voleva prendere in considerazione tutte le minoranze linguistiche ladine, tutta la minoranza linguistica, ma solo quella che viveva in un solo territorio, l'Alto Adige. E questo è stato sottolineato, criticato, contestato e devo dire che abbiamo trovato porte aperte, un dialogo molto costruttivo, molto positivo e infatti nella discussione sia in commissione che in aula si è cercato di estendere questa tutela anche al Trentino delle minoranze linguistiche. Quindi su questo fronte non abbiamo nulla da dire, abbiamo cercato di lavorare per estenderle i posti. Abbiamo solo un minuto. Un minuto solamente. Mi dispiace, avrei tante cose da dire. E questo è stato positivo. Abbiamo fatto tanti passi in avanti anche per le altre. Manca ovviamente il territorio del Bellunese ed è un vulnus incredibile che con questa proposta evidentemente non si poteva tutelare perché riguarda solamente l'Alto Adige, ma sarebbe necessario che il governo se ne interessasse, proprio per quella linea del buon governo che dovrebbe tutti quanti dovremmo condividere. C'era un problema di metodo e c'è un problema di metodo che persiste, è quello per cui in Trentino e in Alto Adige si sta andando avanti una riforma complessiva e qui
si sta parlando degli stessi temi per cui si sta parlando nella consulta e nella convenzione. Questo è un problema di metodo che però è superabile, non è dirimente. Ciò che era dirimente era invece l'articolo che si riferiva alle nomine, alla composizione del TAR, che in Trentino, in Alto Adige soprattutto, in Trentino in parte, è di nomina politica e per noi è inaccettabile e dovremo affrontarlo, io credo. Questa mattina pensavo di votare favorevolmente a questo provvedimento, ho dovuto cambiare idea per un semplice motivo, perché per quell'emendamento sulla legge elettorale. C'è una discussione sulla legge elettorale. Concludo, onorevole Fraccanti. Concludo subito. Non posso votare a favore perché non posso accettare l'idea di utilizzare questo, che venga utilizzato questo provvedimento condivisibile per introdurre un principio strumentale a una sola forza politica, una forza politica, per farsi la legge elettorale a suo piacimento. Questo non è condivisibile, non è accettabile. Non accettiamo questo ricatto, anche se è una piccola parte del provvedimento. Quindi, con l'augurio che al Senato magari questo articolo venga espunto, venga cancellato e di poter votare favorevolmente al suo ritorno alla Camera, grazie, questa proposta di legge, dichiaro il voto di astensione. Grazie onorevole Fraccaro. È scritto a parlare il deputato Nicoletti. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Penso che questa discussione